Formazione e informazione sulla spiaggia di Punta Secca nel litorale di Santa Croce, un'area attrezzata per i diversamente abili che diventa uno spazio informativo. I volontari dell'AVS, Associazione Volontari del Soccorso di Santa Croce, hanno aderito al progetto voluto dall'amministrazione comunale con il supporto della farmacia Carnazzo che ha donato la sede a Job. Questa associazione ha dal 1988 che opera per i cittadini di Santa Croce e non, e anche all'esterno. Nasce sempre con lo scopo di aiutare coloro che hanno di bisogno, infatti già dall'88 è stata comprata la prima ambulanza per dare servizio a tutti. Ora da qualche anno che attualmente il tesoriere in carica sono io, anche il responsabile dei volontari. Oggi abbiamo dedicato una mezza giornata proprio apposta per i nostri amici diversamente abili, per dare una mano, portarli dentro l'acqua, alla fine per essere abbastanza, per dare un aiuto a loro, perché alla fine è giusto che meritano anche loro di avere un po' di attenzione. Questo progetto è un progetto veramente utile perché loro è stato fatto questo progetto proprio per far sì che anche loro, è giusto che entrano dentro l'acqua e si fanno il bagno anche loro. Siamo qui oggi ad aiutare chi diversamente abile ha bisogno di una mano per poter entrare in acqua e svagare un po' e uscire dal clima quotidiano magari in cui si ritrova. È un progetto, a parere mio, del servizio civile abbastanza utile e fondamentale per la nostra cittadinanza. Sono contento di averne fatto parte. Questo servizio che ci è stato donato è abbastanza bello perché tutti quelli che sono nella nostra condizione, disabili, anzi quest'anno si è fatto questa novità, perché la sedia che c'era prima si è persa, si è smarrita, si è rotta. Anzi, ringraziamo al dottore Carnazzo che ci ha regalato questa sedia per poter usufruire anche noi del bagno a mare. E quindi è stata una buona idea, e speriamo che questa idea si mantenga a lungo e si faccia sempre, ogni anno si migliori sempre di più. Un ringraziamento particolare va ai ragazzi del soccorso dell'AVS che con tutti i loro associati ci aiutano, ci trasportano da un posto all'altro e insomma fanno anche il loro servizio abbastanza bene. Funzionano abbastanza bene, tutto in ordine, tutto perfetto. Ringraziamo anche loro per questa loro attività che svolgono nei nostri confronti. Sì, indubbiamente oggi è stata l'occasione per poter testare questa iniziativa che abbiamo voluto fortemente già negli anni passati, che è stata ben accolta dall'amministrazione. E poter dare concretamente una mano a coloro che hanno voglia, perché ricordiamoci che aiutare colui che ha bisogno non è soltanto fornire l'essenziale o l'indispensabile, ma anche fornire tutti quei servizi che possono far sentire realmente integrata la persona nella collettività, nel sociale dove vive. Quindi anche questa attività che consente di far vivere il mare, le spiagge, quindi delle giornate assieme a dei propri cari che così non si privano di poter scendere in spiaggia e godersi la nostra bellissima spiaggia, e per noi è molto importante. Abbiamo oggi dimostrato quello che concretamente deve essere il servizio in maniera molto organica, cioè andare a pianificare una presenza non soltanto della sedia Job ma anche di personale che possa essere di supporto ai familiari che magari non riesce da solo a poter gestire la situazione, quindi accompagnare la persona sia a mare e farla rientrare sotto il gazebo. È stato un modo anche per testare quelle che sono le difficoltà, le peculiarità del servizio, ad esempio per quanto riguarda le panche che dovrebbero essere poste all'interno sotto il gazebo per consentire a coloro che accompagnano le persone con disabilità o con problematiche motorie di poter sedersi e quindi accanto ai loro cari potersi godere la giornata.